I luoghi e le pene dell'inferno dantesco prendono spunto sia dal mondo reale, conosciuto dal poeta anche attraverso i lunghi viaggi dell'esilio, sia dalla fantasia mitologica pervenuta a Dante da varie fonti classiche e medievali. Il mito di Sisifo, condannato nel Tartaro dell'Odissea a spingere eternamente un macigno, viene ripreso e trasformato nella disperata giostra degli avari e dei prodighi legati ai loro pesanti massi e prigionieri del percorso cieco e vano del quarto cerchio. Dante e Virgilio, scendendo verso il quinto cerchio, incontrano le sorgenti ribollenti del fiume Stige, ricollegato ad una lunga tradizione mitologica. In Omero, lo Stige indica tutto l'oltretomba, mentre nell'Eneide è una palude che circonda la città di Dite. Dante segue la sua guida anche in questa tradizione, inserendo la palude Stigia ai limiti del basso inferno, difeso dalla cinta muraria di Dite. Lo Stige confluisce in un lordo pantano circolare che ribolle non solo alla sua sorgente, ma anche a causa degli spiriti bollenti che ospita, gli Iracondi. Altri dannati gorgogliano sul fondo, provocando ulteriori bolle in superficie. Una terra ricca di calde acque e fanghi termali come la Toscana ci riporta metaforicamente a questi fanghi infernali. E d'altronde, non a caso, anche l'Averno si trova presso i soffioni venefici, le solfatare e le terme della Campania. I celebri centri termali dell'Italia erano conosciuti e praticati anche nel Medioevo. Il paesaggio oscuro e fumoso della natura infernale, che già costituisce una pena di per sé stesso per le anime eternamente avvolte nella nebbia e nelle tenebre, viene segnato da due fuochi accesi sulla sommità di una torre. Le segnalazioni luminose erano un sistema diffuso nelle torri di avvistamento medievali, sia costiere che dell'entroterra. I segnali sono rivolti all'altra sponda della palude, dove dalla sommità di una fortezza rispondono due fioche fiammelle. Richiamato dalle segnalazioni, sopraggiunge il traghettatore Flegias, che porta i due poeti fino alle soglie della terribile e prodigiosa città di Dite. Omai, figliuolo, s'appressa la città ca nome Dite, coi gravi cittadini, col grande stuolo. Dante la descrive ricorrendo a termini inconsueti. Le torri vengono dette meschite, cioè moschee, o meglio minareti, a indicare l'estraneità dei diavoli alla fede cristiana. Il fuoco che le arrossa è un altro elemento diabolico e le mura sembrano addirittura di ferro. Le porte della città vengono chiuse, come avveniva ogni notte e anche di giorno di fronte agli eserciti invasori, e dagli spalti vengono lanciate spaventose minacce. Solo l'irruzione del messo divino spezza la resistenza della fortezza demoniaca e permette ai poeti di accedere al sesto cerchio. Qui una grande distesa di sepolcri infuocati ricorda a Dante le necropoli romane di Pola e di Arl, quest'ultima resa famosa dalle leggende medievali che la narravano sorta dal nulla per accogliere i guerrieri caduti di Carlo Magno. Terribili tombe all'interno di quella immensa tomba eterna che è l'inferno dantesco.